Nicola Scione, oggi 21 gennaio del 2012, siamo a Torre Argentina al Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Seconda giornata, siamo in compagnia di Nicola Sballario, che è stato nominato vicepresidente del Comitato dal neo presidente riconfermato Giulia Simi. Quindi in qualche modo ha diretto anche i lavori, dirigerà i lavori, è stato presente anche durante i momenti di massima effervescenza che sono stati registrati fino a questo momento, ma può darsi che ce ne saranno ancora. E gli chiediamo un pochino di commentarli e soprattutto un pochino, c'è stato un duetto tra Silvio Viale e Walter Becelio, diciamo, di farlo conoscere anche a coloro che non ascoltano Radio Radicale, ovviamente è andato tutto in diretta e che stanno su internet. Mi chiedi del gossip, insomma, lo tengo io. Gossip radicale. E mi chiedi del gossip radicale, quindi insomma. Sano gossip. Sì, beh, io devo dire che tra Becelio e Viale già c'è un... bisogna dire che c'è un po' di tensione dal congresso del 2010, quando all'ultimo, senza aspettarselo, Viale si candidò e vinse per la presidenza dei Radicali Italiani, e da lì Becelio ha sempre contestato il modo di Viale di fare il presidente del movimento. Questa mattina è successo che mentre parlava Becelio, Viale ha il terribile vizio di interrompere sempre tutti, e ha interrotto Becelio, che invece ha il terribile vizio di gridare, di inalberarsi e di perdere un po' la testa e di esagerare, e quindi abbiamo messo insieme le due cose e ci sono state un po' di scintille, perché Becelio contestava a Viale il fatto in quel momento di comportarsi un po' come se fosse il presidente del comitato, mentre il presidente era Giulia Simi, e ha iniziato a gridargli, a insultarlo. Sono cose che succedono in tutti i partiti, nel nostro in particolare, dove si discute sempre. Però nulla. Raramente va in diretta su una radio nazionale. Questo è la nostra peculiarità, l'essere radicali. Facciamo sempre tutto alla luce del sole, persino le cose peggiori di noi, persino i panni sporchi, noi non li laviamo in famiglia, li laviamo al fiume davanti a tutti. E quindi è questo, ma io non credo che sia. Non l'ho visto una cosa così grave, ecco, si sia abituati anche a cose peggiori. Certo, sarebbe meglio che non accadessero, però anche perché poi il problema è che l'attenzione di tutti si focalizza su quel punto lì, che non c'entra niente, invece bisogna parlare del dibattito, invece poi gli interventi successivi giustamente si sono anche un po' spostati su questa cosa qua, perché è logico, è ovvio, quindi sarebbe meglio che non succedessero, ecco. Io ovviamente in linea con la banalità ti ho chiesto di questo. No, ma come ti dico, è ovvio, perché sai, alla fine ha anche cambiato il dibattito questa cosa qua, quindi ovviamente uno si deve informare. Pensi che potrebbe avere delle conseguenze sul dibattito questa cosa? No, ogni tanto, solo che gli interventi, qualche intervento, pare che così Pannella ne ha parlato durante il suo intervento, e poi Pannella ha avuto un... questa è l'altra cosa che diceva, che Mainardi diceva durante il suo intervento, che Pannella ha avuto ha voluto un attimino riprendere le fila dei subentri del comitato, dicendo che non erano stati comunicati in tempo, e invece non è vero, erano stati comunicati prima, perché il problema è che il segretario ha nominato un po' tardi la giunta, che è legittimo, assolutamente legittimo, ma l'ha nominata il giorno prima del comitato, il giovedì. E quindi tre persone sono subentrate il giovedì sera, ma il venerdì stava già tutto sul sito. Poi ieri avete visto anche voi che c'era la lista giusta dei membri del comitato, quindi non vedo perché. Infatti poi ho anche replicato a Pannella quando ho detto questa cosa qua. Ecco. Senti Nicolas, invece venendo un po' al merito, diciamo, di questo incontro, di questo comitato, abbiamo avuto una dettagliata relazione sulla situazione economica e finanziaria, del nostro movimento, del nostro gruppo, di questa associazione che è Radicali Italiani, fatta dal tesoriere Michele De Lucia. Secondo te sono risultati che emergono che sono allarmanti o insomma in qualche modo ci siamo ormai abituati a una certa situazione di allarme economico? Beh, abituati sì, perché alla fine l'allarme per noi è diventato ordinario, ahi noi, le difficoltà economiche.
sono sempre state una parte integrante del Partito Radicale, di tutto quello che gli ruota attorno. È allarmanti, sì, ma non ci abbiamo una lira, quindi come al solito, tanto tutti i gennai al primo comitato ci diciamo che questo è un anno particolare, dallo sforzo particolare, è sempre un anno particolare per i radicali. Dovremmo trovare un sacco di soldi che non abbiamo e ci inventeremo delle cose come tutti gli anni. Michele sta facendo secondo me il tesoriere molto molto bene, ha interpretato il suo ruolo in modo anche più creativo dei suoi predecessori, quindi io credo che ce la possiamo fare anche quest'anno, ecco. Sì, ha detto infatti Pannella che non dovrebbe essere questo l'ultimo, anche stavolta insomma si dovrebbe riuscire ad arrivare. Sì, chi ci ammazza noi? Senti Nicola, se tu hai fatto già un intervento? No, non ancora. Ok. Sono stato un po' rapito dal presidente del comitato, che non l'avevo mai fatto anche, quindi... Senti, hai già in mente su che cosa interverrai, i tuoi argomenti del tuo intervento? Sì, diciamo che questo comitato è andato su due temi principalmente, ovviamente quello economico, che è ovviamente quello di attualità, e poi sulle nostre questioni interne si è parlato moltissimo delle associazioni, e io vorrei intervenire sulle associazioni, anche perché credo che ci sia un problema relativo alle associazioni dei radicali italiani che dobbiamo affrontare e che dobbiamo con più attenzione vagliare quest'anno, perché o capiamo che adesso, soprattutto in questa situazione, le associazioni devono tutte lavorare per un obiettivo comune, che per radicali italiani in funzione del Partito Radicale, e se invece andiamo tutti come cani sciolti, perché va bene l'individualismo, perché per carità di Dio, però sta succedendo che in alcune associazioni forse non si ha bene il sentore di quello che è in realtà Torre Argentina, no? Perché Torre Argentina è vista un po' come un centro catalizzatore, come la Roma dei dirigenti, mentre invece non si sa che è così, anche qua c'è una situazione disperata, ecco. Beh, tra l'Argentina diciamo è un luogo mitico per tutti coloro che sono radicali. No, sì, io devo dire che questo l'ho maturato perché era qualche anno che non andavo. Io sono piemontese, ho iniziato a fare il militante nell'associazione Aglietta, era qualche anno che non andavo al congresso dell'Aglietta, ci sono tornato l'anno scorso a dicembre dopo 5-6 anni che non ci andavo, e ho notato che è completamente cambiato il sentore, i militanti anche secondo me con buona colpa dei dirigenti piemontesi hanno un'idea di Roma che non è reale, hanno un'idea di una dirigenza che vuole accentrare, che vuole obbligare le associazioni a fare ciò che vogliono loro, non è così, e soprattutto c'è stata una buona parola, non so se tutte le associazioni sono così, ma se è così la cosa è allarmante, perché nell'Aglietta molti militanti parlavano come se fosse quasi un limite l'essere un'associazione prettamente radicale, aderente ai radicali italiani, non capendo che in sé l'Aglietta, come in sé tutte le altre associazioni, come in sé Lenzo Tortola, come in sé Radicali Roma, come in sé Radicali Veneto, potrei continuare all'infinito, senza radicali italiani, senza la galassia radicale dietro, senza il Partito Radicale non sarebbero nulla, nessuno, cioè loro vengono ascoltati e riescono ad avere un peso politico localmente perché agiscono in nome e per conto dei radicali in quella zona, e non capiscono che è questo il nodo, e che quindi o si ha un obiettivo comune, come dicevo, che è quello di costruire la casa radicale tutti insieme, o altrimenti non andiamo avanti. Nicola, se mi hai fatto venire in mente una domanda che si porta a un problema che da tempo io cerco un pochino di approfondire, che è quello appunto della galassia, che ritengo da un po' di tempo si stia, tanto per mantenere la metafora astronomica, si stia trasformando in nebulosa. Secondo te in queste associazioni, i singoli militanti, c'è ancora la consapevolezza di essere parte di un tutt'uno? Purtroppo credo che stia sfuggendo, questo è il problema. Il problema è che non capiamo che siamo tutti satelliti intorno al... c'è la galassia, sì, ma in realtà non è una galassia, è un pianeta che è il Partito Radicale con dei satelliti attorno.
se non ci rendiamo conto di questo, che tutti quanti dobbiamo agire per la costruzione del partito, per la ricostruzione del Partito Radicale, o non ne usciamo, e credo che si stia un po' perdendo questa consapevolezza. E secondo me occorre partire da lì, occorre partire dalle associazioni, che sono poi quelle che fanno Radicali Italiani. Radicali Italiani è quello che fa il Partito Radicale con le altre associazioni, quindi o partiamo dalle fondamenta o credo che di questo passo non riusciremo mai a tirarcene fuori. Però è questo, c'è secondo me un problema di percezione da parte di molti militanti. C'è un problema di percezione. Ringraziamo Nicola Sballario, gli facciamo auguri ovviamente per il suo intervento e buon comitato e buona anche direzione del congresso dei lavori. Grazie. Ormai vicepresidente. Grazie e grazie a voi di essere qui, che come sempre siete sempre presenti, sempre più presenti. Grazie, ciao.